Beh, apro. È un po' storta. Esco, ma come mai? Hello! Sono proprio simpatico. Vuoi il cacio e pepe? Cacio e pepe, grazie, sì. Benvenuti in questo nuovo mukbang. Oggi rispondiamo alle vostre domande che ci avete fatto su Instagram. Quindi se non ci seguite su Instagram, andate a seguire solo me perché sono la più simpatica. Non dico niente perché con questo tipo di offesa non si risponde. Sono con una persona non particolarmente simpatica, ovvero Sara Fregosi. Trovate il link su Instagram. Famosissima ovunque. Però su TikTok stiamo spopolando. Vogliamo. Rende, dato che già non siamo capaci a parlare, come potete notare. In più abbiamo anche cacio la birra. Pepe. Abbiamo preso anche le wings, quelle... Le wings? Le wings. Ah. Sono quelle piccanti, sono le alette di pollo, quelle piccanti, quindi almeno ci complichiamo un po' la vita, dato che no, la vita è semplice in generale. Io direi di provare intanto queste. Intanto ci chiedono il fidanzatino. Io no, tu? No, tu? No. No. Oh, sono molto hot. Come me. Avete mai preso una sospensione? Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, guardandomi, sono una bravissima ragazza, ero una studentessa bello di un liceo classico. Io no, ma neanche mai una nota. Una nota? No, mai una nota al liceo. Io sì, una alle medie. Non so cosa sia successo, forse per compensare. Tu invece? Una nota sì e poi qualche nota di classe, però sospensione non mi sembra. Partiamo dalle basi. Cos'è un mukbang? Ah, non lo so. Come lo sai? Oh. Lo stai facendo adesso? Sì, vabbè, allora, la gente ti pone delle domande e tu rispondi. No. Il mukbang, no, quello è l'ask. Mentre mangi. Parlare di un argomento mentre mangi. Quindi sostanzialmente è quando parli davanti a una telecamera mangiando. Però gli ASMR no, non c'entrano niente. Anche se sono persone che mangiano facendo ASMR. No. Con il microfono vicinissimo che si sente. Io potrei farlo. Di brutto. Un casino. Non mangio. Non mangio, si sentono pure vicini. No, quindi ero brava al liceo. Siamo già alla prossima domanda però. Ah, vabbè, io arrivo dopo alle cose. Vabbè. Dietro ai tuoi altri mukbang la persona che rutta sono io. Eccomi, ciao, sono la ruttatrice seriale. Che buono, ma con cosa lo friggono? Con il nettare degli dèi? Sì. Buono. Hai mai tradito un'amica barrao, fidanzata barrao? Allora, sono due cose diverse. Allora, amica? No, perché sono una persona iperleale. E anzi. Io neanche penso. Meno che non abbia fatto delle robe strane, di cui non mi sono neanche resa conto, ma tradita in qualche modo, tipo farmi il ragazzo, robe del genere. Ok. Sono noiose, siamo troppo brave. Sì. Hai mai fatto una cosa a tre? Cos'è? Quando tipo... Un gioco? Sì, quando ad esempio fai un puzzle con tre persone. Ah, cioè una roba tre, cioè nel senso di tre mani. Di tutti i generi. Un dipinto. Ah. Un dipinto a tre mani. E perché cosa a tre e non dipinto? Può essere un dipinto, può essere una... Ah, una volta è successo con un'amica. Ah, sì? Oh, bene. Sì. Baldracca, non sei altro. Ignavo, guarda che c'è un girone anche per te. Sì. Tre momenti di cui non vi scorderete mai. Allora. No, sono escluse cose strane. Sì, io tristi, non mi scorderò mai delle cose tristi. Perché le cose felici me le dimentico. Ma come? No, allora, quando sono andata, tipo luce delle labbra di fritto. Quando sono andata in America, l'ho girata tutta. Il giorno in cui è nato mio fratello. E poi, la prima volta che sono andata a New York, quando sono salita dalla metropolitana che ho visto la città per la prima volta. Penso che sia un momento che non mi dimenticherò mai. Al coro, scusami. Volevo fare la seconda voce. E poi? Un giorno ho fatto l'incidente, lo posso dire. Mi sono schiantata contro un muro. Questo non posso dimenticarmelo. Però sono ancora viva. Se bevete, non guidate. Praticamente ero andata a ballare. Avevo bevuto un bel po', mi sono fermata a dormire, diciamo lì vicino alla discoteca dove eravamo, perché sapevo di non essere in grado di guidare. Quindi, cioè, doppiamente sfigata. Mi sono svegliata dopo 4-5 ore. Però ovviamente nonostante il mio cervello credesse di aver smaltito l'alcol, il mio fisico non l'aveva smaltito. Ero iper stanca. Mi sono addormentata, mi sono schiantata contro un muro. Per fortuna sono viva. Il giorno in cui ti ho incontrata, non potrò mai scordarmelo. Immagino. Un incubo a occhi aperti. No, un altro momento che non mi scorderò mai sono tutti i momenti dietro le quinte prima di salire sul palco. Li ho tutti impressi nella mente, assurdo. È vero? Anche io prima delle partite mi senti Dio. La domanda è: come ci siamo conosciute? Allora, sostanzialmente tramite i social. Ma così schifo a raccontarlo. Sì. È il piccante che mi sta andando nel cervello. Sono zero piccanti, sono buonissime. Anche fai te. Nel mondo dei social ci siamo state molto simpatiche. Che te l'ha detto che mi sei simpatica? Ma io, che troia? Ma mi sta più simpatica Chiara di te comunque. Anche a me sta più simpatica Chiara di te. No, non sono qui. Ci abbiamo un cane a cui dare poi tutte le ossa? No. Ma scusa, mi spieghi chi è sto qua? È il signor KFC? Immagino di sì. Ho delle difficoltà motorie. Tu siete alti 1,82. Oh, che fo. Vedi che quando ho rotto dalla spinta. Hai fatto una crepa. Guarda quella crepa lì. Guarda, è tua. Dalla spinta. Colpa tua. Io prima.
Caperinata che sei. Colore degli occhi preferito? Questa è una bella domanda. Viola. Sul gatto, perché sul limone non è che puoi cambiarlo più di tanto. A me piacciono molto gli occhi verdi. A me piacciono gli occhi, cioè su di me sono contenta dei miei occhi che sono mezzi, cioè tipo azzurri. Ah, tu hai dei begli occhi, cioè c'hai un culo. È vero, ho avuto culo, ma anche tu sei il castano con gli occhi verdi. Vedere? Sono due belli miei comunque. D'estate. Però i miei non sono verde lampante, verde sono cacca. D'estate. Esatto, sono verdi tendenti al marrone. Non ti capisco. Quindi capisci? Ti capisco perché anche i miei non sono più azzurri, sono azzurri grigi. Grigi. Verdi. Sono delle macchine marroni. Però sulle altre persone mi piacciono molto verdi, non come il tuo, un verde un po' più... Grazie. Se potessi tornare indietro nel passato, cosa cambieresti e perché? Nascere vale. Se io potessi cambiare una cosa, incidente, c'è da dire che dopo quell'incidente, cioè era una testa di cazzo, poi bipparlo questo. Stavo prendendo veramente una brutta via, tutto il contrario di quello che sono, di quello che ero, e quindi mi ha fatto del bene, quindi non lo so se cambierei quella cosa. Ci sono molte volte in cui vorrei tornare indietro con la testa di adesso, tipo al liceo, fregarmene, dire la mia a prescindere fregandomi delle note, ma chi se ne frega. Cambierei il fatto di avere comunque non abbandonato il teatro, ma quasi, di aver proseguito bene. Poi anch'io oserei di più. Al liceo, tanto poi in post sono tutte cose che poi ti ricordi con affetto o ci ridi sopra. Ah, quella volta in cui mi hanno sospesa perché ho pisciato in faccia. Hai fatto, scusa. Sì, perché comunque alla fine, cioè, vabbè, poi... Come? Forse l'avrei lanciata un po' di più con la penna. Abbiamo sei falsa, Simona. Oddio, ti capita mai di avere tipo una bolla nella gomma? Sì, gomma. Allora, nei commenti scrivete se mi sta bene questo neo. Per favore. È bellissimo. Scrivete nei commenti il vostro colore preferito. Come il resto delle altre persone, faccio psicologia. E beh? Tra i colori c'è la psicologia dei colori. Ah sì? Che colore ti piace? A me piacciono tutti i colori pastello, quindi... Quindi sei scema. Ho un piccione, sembra. Te l'hanno mai frenzonata? A me hanno mai frenzonata? Sì, ovviamente mi hanno frenzonata nella Quanto vita. Te la meni? In realtà molte, molte volte. Perché sono un animo molto sensibile. In prima media è un ragazzo che mi piaceva tantissimo, che era il cugino di una delle mie migliori amiche dell'epoca. Mi piaceva un botto, io sono ancora qua. Io avevo scritto un messaggio per chiedergli se voleva essere il mio fidanzato e lui mi ha detto di no. Non è pollo radioattivo, è troppo buono. Ma ti rendi conto che abbiamo parlato per metà video di pollo? Stavo pensando alla stessa cosa, sai? Vero. È partito come un mukbang di risposta a domande e risposte. Alla fine abbiamo parlato di qualsiasi cosa, tranne che delle domande. Vediamo con un prossimo video molto presto. Non con me perché sono antipatica. Ma se stai lì... È in arrivo un trenino. Ciao. Ciao.